Il borgo medievale di San Gemini, in provincia di Terni, ha fatto da cornice alla prima prova del campionato italiano Trial, edizione 2019. Andato in scena sabato 30 e domenica 31 marzo in uno splendido weekend primaverile. Così, a distanza di 9 anni dall'ultimo appuntamento con il massimo campionato nazionale, il Motoclub Racing Terni ha riportato le motociclette da trial tra le mura di San Gemini, radunando quasi 150 concorrenti provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. Infatti, grazie alla disponibilità dell'amministrazione locale che ha patrocinato la manifestazione, si è potuto disporre della piazza principale di San Gemini, del centro sportivo comunale, dove sono state allestite la partenza, il paddock, i principali servizi di gara e anche alcune prove speciali. Da parte federale sono state confermate tutte le novità introdotte la scorsa stagione con l'aggiunta della nuova categoria riservata alle moto elettriche che ha debuttato positivamente qui a San Gemini. Confermata anche la formula dei 2 giri di gara con 12 sezioni speciali, di cui le prime 9 tracciate nelle vicinanze dell'area archeologica dell'antica Carsule, mentre le restanti 3 sono state dislocate nel perimetro cittadino di San Gemini. Poi un percorso più circoscritto con 6 prove speciali è stato dedicato alla gara dei mini trialisti. Sbrigate le operazioni preliminari nel primo pomeriggio del sabato, i piloti hanno poi effettuato il sopralluogo alle sezioni di gara e una volta giunti alle 2 zone finali tracciate nell'arena cittadina, i concorrenti della categoria TR1 e TR2 hanno disputato la prima pole position stagionale davanti ad un pubblico da stadio entusiasta per il grande spettacolo messo in scena dai piloti. E ad avere la meglio è stato anche in questa occasione il portacolori delle Fiamme Oro Matteo Grazzarola su Montesa, che con un tempo di 26 secondi e 3 decimi ha battuto per meno di 1 secondo il fuoriclasse inglese James Dable in sella alla vetta. Straordinaria e spettacolare anche la performance offerta dal vice campione della TR1 Gianluca Tornora su Gas Gas, che ha chiuso a 28 secondi e 6 decimi. Poi evidenza anche il checo Luca Petrella, neoacquisto della Beta, che ha chiuso quarto con un crono di 29 secondi e 5 decimi, precedendo a sua volta di un secondo il compagno di marca Filippo Locca. Di questa prima frazione, sale alto, sale bene, forse questo migliore per i piloti, arrivare alti con l'avantreno. Per quanto riguarda la TR2, a sorpresa si è imposto la new entry della categoria Francesco Marchetti su Beta con un crono di 31 secondi e 9 decimi ed è risultato il migliore tra i piloti della sua categoria, battendo lo specialista delle pole position Manuel Copetti in gara con la TRRS, che ha scontato oltre 4 secondi di ritardo. Bravo anche in questa categoria cadetta Stefano Bertolotti su Beta, terzo classificato. Ottimo il suo passaggio, vediamo la fase di ritorno. E prima di premiare i piloti della pole position è stata presentata la squadra che porterà la maglia azzurra alla mondiale per nazioni di trial indoor, con Matteo Grattarola e Luca Petrella quali nostri migliori specialisti di questa disciplina. Che oggi festeggia ulteriore regalo per i 2 autori della Super Pole. E la gara, salutata da uno splendido sole, ha preso il via fin dalle 8.30 di domenica mattina con le categorie amatoriali, al ritmo di un pilota al minuto per giungere infine alla partenza dei big della TR1, a cui sono stati abbinati sul palco di partenza anche i giovanissimi del campionato mini trial, che hanno potuto così approfittarne per una preziosa foto ricordo. Ed erano 9 i piloti al via nella TR1 percorso rosso, a cui si è aggiunto anche il fuoriclasse inglese James Dable, pilota ufficiale Beta, che come da regolamento può concorrere nella classifica assoluta internazionale. E carico dopo l'ennesima pole position, il campione italiano Matteo Grattarola su Montesa, deciso a portarsi a casa anche questa prima di campionato, ha però commesso un grave errore che lo ha costretto ad inseguire per buona metà del primo giro.
ma al primo cambio di cartellino il poliziotto lecchese risultava già in netto vantaggio. Il secondo giro inizia bene per Matteo Grattarola, che però posa un paio di piedi nelle prime 10 sezioni, nulla di grave, ma poi rimedia anche altre 5 penalità alla penultima zona, che comunque non gli impediscono di vincere la graduatoria assoluta con 16 penalità, continuando ad alimentare il record di vittorie consecutive, giunto oggi a quota 35. Sì, è stata un'ottima gara per me, ho guidato veramente bene, sono partito un pochettino male, ho strappato una fettuccia al primo giro con un 5, quindi poi ho dovuto abbassare la testa, impegnarmi fino alla fine e tenere duro fino al secondo giro e all'ultima zona. Purtroppo il secondo giro ci tenevo a farlo nel miglior dei modi, sono arrivato alla 11ª zona con solo 2 punti, ho sottovalutato un ostacolo, ho fatto un 5, purtroppo capita, però va bene, sono contentissimo per come ho guidato, per come va la moto, l'ottimo team, abbiamo lavorato tutti insieme veramente bene, mi sono preparato bene questo inverno, quindi credo sia, speriamo sia una bella annata anche quest'anno per me, che mi gratifichi di tutti i sacrifici che ho fatto. E niente, ringrazio tutti dal gruppo sportivo delle Fiamme Oro, il team Nilsen, Benini, Red Moto, tutti, il mio assistente, li ringrazio veramente tutti, grazie mille, ci vediamo alla prossima in Valtellina. Ciao a tutti, grazie. E nulla ha potuto il fuoriclasse inglese James Dable alla guida della beta ufficiale, numero 7 del ranking mondiale, contro lo strapotere di Grattarola, che come lo scorso anno a Gubbio lo ha nuovamente battuto. Infatti dopo un discreto avvio di gara, Dable ha perso concentrazione proprio sul finire del primo giro, chiudendo con un terzo posto parziale. Dando fondo poi alle sue notevoli doti di guida, nel secondo giro Dable ha messo in atto un eccellente recupero che gli ha consentito di superare Turnour e di chiudere la gara al secondo posto assoluto con 34 penalità. Ed è stata eccellente anche la prova offerta dal torinese vice campione italiano Gianluca Turnour, un pilota ufficiale Gas Gas, che con la sua guida sempre pulita e spettacolare è riuscito a tenere testa ai primi due. Ma qualche 5 di troppo sia nel primo che nel secondo giro gli sono costati cari. E nonostante queste imprecisioni però Turnour ha difeso con ampio margine il terzo posto nell'assoluta con un totale di 38 errori complessivi che gli consentono di chiudere anche al secondo posto nella classifica della TR1 nazionale. Dai, abbastanza bene, diciamo che appunto sono ripartito da dove ero rimasto l'anno scorso, c'è ancora molto da lavorare per cercare di agguantare un po' Matteo e adesso vediamo di lavorare, abbiamo un po' di tempo per lavorare, quindi ce la metterò tutta. Voglio fare i complimenti all'organizzazione perché secondo me sono riusciti a fare un'ottima gara di un buon livello. Ringrazio tutto il team Spiegas Gas Italia che ha lavorato al massimo come sempre. Ringrazio il mio nuovo minder Bruno Luppi che mi ha dato il massimo insieme a Marco Marchisio. Ringrazio Claudio Favro che mi è sempre dietro, a Trun, a Jojo, a veramente tutti quelli che mi danno una mano in questo team. E ci vediamo alla prossima gara. Grazie a tutti. E con il terzo posto di Turnour si completa il podio della categoria internazionale con Grattarola primo davanti a David e lo stesso Gianluca Turnour. Ovviamente diritto via al podio Chino con Gianluca Turnour. Vediamo ora come si sono piazzati gli altri concorrenti in gara nella categoria TR1 nazionale, partendo dal lecchese Luca Petrella al debutto in Italia sulla beta ufficiale, che è partito bene ma poi ha sbagliato una porta alla zona 2 del primo giro trovandosi così ad inseguire per tutta la prima parte di gara, fino a chiudere il primo round incredibilmente in sesta posizione provvisoria. Un discreto recupero messo in atto nel secondo giro ha consentito a Luca Petrella di recuperare qualche posizione chiudendo al quarto posto assoluto che gli consente anche di salire sul terzo gradino del podio nazionale grazie alle 46 penalità totali rimediate. E riprendendo da dove aveva chiuso lo scorso anno, a conferma del buon livello espresso nella passata stagione, il giovane bergamasco Andrea Riva, passato quest'anno alla TRRS, ha ottenuto un ottimo quarto posto che lo inserisce di diritto nel gruppo dei migliori piloti italiani.
dopo un eccellente avvio di gara che lo ha visto mantenere il secondo posto provvisorio per buona parte del primo giro, Riva ha commesso 3 errori consecutivi, chiudendo così la prima tornata al quarto posto provvisorio. Nel secondo passaggio Andrea Riva non ha modificato sostanzialmente i livelli di guida, difendendo così la quarta posizione che chiude con un finale di 51 penalità. No, è andata abbastanza bene, al primo giro ero terzo, eravamo tutti lì, però poi ho fatto 2-5 al secondo giro che mi sono costati e mi sono allontanato un po' dal gruppo. Adesso non so bene i punteggi, puntavo al podio, però un quarto posto non ci va male, dai, siamo lì vicini e cerchiamo di lavorare per raggiungere l'obiettivo. Chi ringraziamo? Ringraziamo la TRS Italia, nuovo team, prima gara, debutto, è andata abbastanza bene. Staltari che è venuto a seguirmi, Fabio Viscardi che faceva da terzo uomo, poi la mia famiglia, soprattutto mio papà che va, mi segue all'allenamento, mi dà sempre una mano, con Marco Locatelli e un mio amico Andrea. Ringraziamo tutti gli sponsor del team, i miei personali che sarebbero il Motoclub Dynamic Trial di Geia e Molino Filippini. Comunque ringrazio tutti quelli che mi danno una mano e mi sostengono. Ed è stato incoraggiante il debutto nella massima categoria per il comasco Lorenzo Gandola, campione TR2 2018, passato quest'anno in TR1 e alla Vertigo, il quale fin dalle prime prove speciali ha sfoderato una guida sicura e redditizia che lo ha portato a chiudere il primo giro in terza posizione provvisoria alle spalle di Grattarola e Tournur. Poi le 5 penalità rimediate da Lorenzo Gandola alla facile prima zona del secondo giro hanno segnato la sua prestazione finale. Infatti al termine della gara chiude in quinta posizione con 54 penalità. Sono contento del risultato che ho fatto perché comunque per essere la prima gara di TR1 sono andato bene, le zone erano belle, qualche passaggio abbastanza duro mi sono piaciute, ho guidato abbastanza bene, devo ringraziare tutti i miei sponsor, il mio team, le Fiamme Oro, i miei meccanici, tutti quelli che mi sostengono e la mia amorosa, grazie. E più staccati troviamo gli altri quattro concorrenti con l'esperto Francesco Iolita su TRRS che nonostante i molti errori commessi riesce a guidare il secondo gruppo di piloti con un primo giro che lo vede già in sesta posizione provvisoria. Un buon recupero messo in atto nel secondo giro gli ha consentito di difendere senza problemi il sesto posto che conferma con 70 penalità finali. Settima posizione per Filippo Locca subita che tolta la prima zona di gara superata senza problemi non è poi più riuscito a ripetersi commettendo moltissimi errori che al termine del primo giro gli sono valsi il penultimo posto provvisorio. Un deciso miglioramento, quindi un cambio di registro della prestazione attuato nel secondo giro ha consentito a Locca di recuperare una posizione chiudendo la gara al settimo posto totalizzando 79 penalità complessive. E una brutta caduta alla zona 11 del primo giro segna inevitabilmente la giornata del perugino Pietro Petrangeli su Scerco che deve ricorrere alle cure mediche prima di riprendere la gara. Fortunatamente per lui si è trattato di una ferita superficiale e stringendo i denti Petrangeli ha proseguito riuscendo anche a fare qualche passaggio a zero e chiudendo così poi in nona posizione con 80 penalità davanti ad un irriconoscibile Giacomo Saleri, ancora a corto di preparazione che chiude ultimo molto distante dai diretti avversari. Thank you.
ragazzi, tutti qua, grazie. Le gomme, quel premio meritatissimo. E sono 10 i concorrenti in gara nella TR2, contrassegnata dal percorso con le frecce blu, dove è andata in scena una bella battaglia che ha visto protagonisti Sergio Piardi, Manuel Copetti, Stefano Bertolotti e Carlo Alberto Rabino. Ma ad avere la meglio su tutti nella TR2, rispettando il pronostico che lo vede favorito al titolo, è stato il bresciano Sergio Piardi, quest'anno con la casacca ufficiale della Beta, che però ha trovato subito una difficoltà ad affrontare la zona numero 1, risultata non certo tra le più difficili. Superata questa, Piardi ha proseguito senza errori di rilievo, chiudendo con un piccolo margine il primo passaggio sulle zone. Nel giro successivo Piardi ha lasciato altre 3 penalità proprio alla prima zona, ma poi si è ripreso ed è andato a vincere la gara con un totale finale di 19 penalità. Ma sì, dai, oggi è andata bene, abbiamo vinto e peccato per la zona 1 che ho fatto tutti i 2 giri 3 punti, però vabbè dai, è stata dura, faccio i complimenti ai miei avversari, soprattutto a Manu che tutte le zone era lì a mordere sempre per la prima posizione, però ce l'ho fatta, dai. E in seconda posizione troviamo il comasco Manuel Copetti in gara con la TRRS, che dopo le 5 penalità rimediate alla zona 2 del primo giro ha proseguito ingaggiando un testa a testa con Piardi e Bertolotti, completando così la prima tornata con 13 penalità. Ripartito poi bene, a metà del secondo giro Copetti ha già preso un discreto margine nei confronti di Bertolotti, un margine che è riuscito a difendere fino all'arrivo, chiudendo a 4 punti da Piardi con un finale di 23 penalità. In piazza d'onore. Beh, direi bene, devo fare i complimenti innanzitutto all'organizzazione per la gara bellissima e di un bellissimo livello. Si parte bene dai, secondi e vicini al primo, speriamo di continuare così. Chi dobbiamo ringraziare per questo ottimo secondo posto? Ringrazio innanzitutto la TRS Italia che anche quest'anno ha deciso di supportarmi, i miei genitori e tutti quelli che mi danno una mano. Così sul terzo gradino del podio TR2 sale il torinese Stefano Bertolotti su Gas Gas, autore di un'eccellente prestazione. Partito bene, è rimasto in testa per buona parte del primo giro, Bertolotti ha ceduto poi qualcosa agli avversari chiudendo la prima tornata al pari di Copetti. Ma un paio di errori rimediati poi nelle zone più difficili durante il secondo giro hanno rallentato la corsa di Bertolotti, che sul finale scivola in terza posizione con un punteggio complessivo di 28 penalità. Beh, che dire, è una bella gara, zone molto selettive ma che alla fine sono risultate tutte fattibili. E siamo andati bene, eravamo tutti lì, e alla fine è terzo posto ma va bene, siamo contenti. Ringrazio tutto il team Rabino che mi supporta quest'anno insieme alla Beta e al mio seguidore Marco Bose e tutta la mia famiglia. Cresciuto ulteriormente e non solo in altezza, il torinese Carlo Alberto Rabino su Beta ha compromesso il podio per via di un errore alla facile zona numero 4 del primo giro, perdendo così contatto dai primi 3. Un ottimo avvio nella seconda tornata ha rimesso Rabino in corsa per il podio, ma le difficoltà incontrate alla penultima zona, superata a 0 nel primo giro, lo hanno ricacciato al quarto posto con 30 penalità finali. Atteso nel gruppo di testa, non fosse altro per la sua lunga militanza in questa categoria, il valtellinese Luca Corbi su Gas Gas ha trovato fin da subito serie difficoltà nell'affrontare al meglio le zone di San Gemini, tanto che al termine del primo giro si ritrova in settima posizione provvisoria. Poi la ripresa e un dimezzamento degli errori nel secondo giro e questo consente a Luca Corbi di ritrovare fiducia chiudendo così al quinto posto con 39 penalità finali. E in sesta posizione troviamo il lecchese Mattias Preafico su Scerco, che avrebbe potuto fare molto meglio se non avesse lasciato quasi metà delle sue penalità totali nei 2 passaggi alle zone 1 e 6.
non certo tra le più difficili in assoluto di questa gara. Per il resto il giovane Spreafico ha guidato discretamente, chiudendo con 41 penalità complessive il gruppo dei migliori. A seguire poi troviamo i due contendenti al titolo TR3 2018, passati quest'anno tra i semiprofessionisti della TR2, con il viterbese Francesco Marchetti su Beta, autore della pole position del sabato, che dopo un primo giro che lo ha visto in seria difficoltà chiudere all'ottavo posto, ha migliorato di molto la performance nel secondo passaggio, strappando così il settimo posto al veronese Marco Andreoli su Vertigo, che ha usato una tecnica di gara contraria. Infatti ha stupito al primo giro, subendo poi la carenza di allenamento intensivo nella parte finale della gara. Una carenza che non gli ha permesso di mantenere il ritmo iniziale. Così a fine gara, con le stesse 50 penalità di Marchetti, Michele Andreoli chiude ottavo per via delle discriminanti. Sono stati veramente formidabili oggi, stanno divertito, immagino vi hanno divertito anche voi nella sfida infuocata che si è decisa proprio al termine. Sì, San Gemini, capitale italiana del trial, è stata una giornata straordinaria sia per la nostra città ma per la manifestazione, che ha visto una partecipazione enorme, un paese veramente ravvivato da presenze importanti. È una grande giornata di sport per un campionato di grande livello in uno scenario fantastico. Abbiamo ammirato molti atleti, molti appassionati, famiglie, il segno veramente che lo sport ha un valore unitario, un valore di prospettiva, e che San Gemini vuole tenere vivo insieme alla federazione di trial. Di meglio non si poteva sperare, quindi siamo particolarmente contenti, perché il paese è bellissimo, partecipazione tanta, direi le zone meravigliose, quindi d'altra parte ricalcavano le zone del mondiale, direi che ottima manifestazione. E questo è tutto per quanto riguarda le categorie TR1, TR2. Nel servizio successivo ci occuperemo delle altre categorie in gara in questa prima prova del campionato italiano Trial Outdoor, che si è svolta a San Gemini il 30 e il 31 marzo 2019.